Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo alla Lamezia Terme, al Chiostro, luogo molto conosciuto soprattutto dai lametini, per un evento molto importante, ovvero, come dice la locandina, Dostoevskij, 200 anni, omaggio al bicentenario della nascita, in compagnia dell'ideatore di questa bellissima manifestazione, evento, che è proprio Antonio Pagliuso. Gli chiediamo proprio questo, questa importanza di celebrare insomma l'evento proprio qui a Lamezia, come è nato, come è venuta l'idea e soprattutto cosa ci possiamo aspettare dalla serata? Sì, celebrare Dostoevskij nei 200 anni dalla nascita è importante. È importante, ha pure senso, non solo in Russia, terra natia dello scrittore, ma anche in tutto il mondo per l'influenza che ha avuto Dostoevskij sulla letteratura e sugli scrittori dall'Ottocento ad oggi. Dicevo, ha senso parlarne, leggere le sue opere, perché in un certo senso è lui che parla a noi. Questo lo si può evincere in maniera molto chiara dai suoi lavori, primi fra tutti Delitto e Castigo, I fratelli Karamazov, Memoria dal sottosuolo, con questo personaggio straordinario che è appunto l'uomo del sottosuolo, questo personaggio propugnatore dell'inerzia cosciente, dice proprio lo scrittore, così schivo, così incattivito verso il mondo e verso se stesso, chiuso nel suo piccolo universo, come siamo stati chiusi anche noi fino a non troppo tempo fa, come siamo tuttora chiusi nel nostro mondo, se in un certo senso dietro gli schermi dei nostri tablet, dei nostri cellulari, dei nostri computer. Gli scritti di Dostoevskij ormai hanno dai 100 ai 160 anni, però sono di strettissima attualità i temi trattati dallo scrittore. E secondo me questa è la grandezza, la potenza dei grandi autori classici, quella di riuscire a dialogare occhi negli occhi in una maniera che definirei quasi profetica con gli uomini dei secoli successivi, con noi posteri. Ultima domanda, Dostoevskij è conosciuto in tutto il mondo. Sei riuscito a carpire qualcosa in più rispetto a quello che magari hai acquisito nell'arco degli anni, leggendo qualche libro in particolare, un pensiero che ci vuoi dire su Dostoevskij, tratto magari da un'opera di Dostoevskij? Allora sì, mi piace tanto una frase che è contenuta nella sua opera probabilmente più famosa, Delitto e Castigo. Lui dice, non in maniera letterale, sto dicendo, l'uomo canaglia si abitua a ogni condizione. Questa è una frase che ho ripetuto spesso nelle situazioni più difficili della mia vita, come in questi ultimi due anni che hanno segnato e segneranno sicuramente le nostre esistenze ancora. Perfetto, Liberi TV, Riccardo Cristiano, Chiostro di San Domenico, Lamezia.